Ritorna ad essere la cittadella del libro ed apre per il 30° anno consecutivo la consueta rassegna libraria che oggi compie 30 anni, proponendosi come la più longeva fiera del libro del Meridione. Così, negli austeri saloni del castello di Castellabate, prende il via Libri Meridionali, vetrina dell'editoria del Sud, dal 2 al 23 agosto. Ogni sera un appuntamento con un autore e un editore. La serata di inaugurazione si è svolta domenica 2 agosto, dove hanno preso parte, per i saluti istituzionali, il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, il vice sindaco Luisa Maiuri, personalità della cultura, e Gennaro Malzone, ideatore e organizzatore della rassegna. L'evento è patrocinato dal comune di Castellabate e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno ed organizzata in collaborazione con il Centro di Promozione Culturale per il Cilento. Dunque un agosto in compagnia della cultura e della lettura, con 18 appuntamenti di presentazione libri. La rassegna Libri Meridionali, tenutesi per 29 anni nel cuore del Cilento, è ormai diventata senza alcuna presunzione una manifestazione che, nonostante le difficoltà incontrate, le incomprensioni, le insufficienti risorse economiche a disposizione, ha conquistato un proprio spazio ed una propria identità nel programma letterario e culturale dell'intero territorio regionale.